amici, ben trovati a questa nuova puntata di Motor Cube. Oggi siamo al volante di una delle vetture più significative di BMW. Sto guidando la Serie 5 berlina. Pensate che la Serie 5 addirittura nasce nel 1972, quindi ne è passato di tempo e si sono succedute diverse generazioni ed è migliorata sempre con il passare degli anni. Bene, oggi siamo al volante dell'ultima versione, dell'ultima nata, l'ibrida plug-in. Vediamo come si comporta. Grazie all'ultimo restyling, la grande berlina BMW Serie 5 si va ad allineare con il family feeling del marchio, portando con sé delle novità ecologiche. La vettura della nostra prova è la nuova BMW 530e in versione berlina 3 volumi, che nonostante l'animo ibrido ed ecologico, non rinuncia ad un look sportivo e prestazioni interessanti. Il pacchetto M Sport porta con sé paraurti più aggressivi ed aerodinamici, cerchi da 20 e pinze blu dell'impianto frenante. La novità più interessante riguarda però la motorizzazione sotto al grande cofano. La sigla 530e sta a significare la presenza dell'elettrificazione, nello specifico con una variante plug-in hybrid. Il propulsore endotermico, grazie all'aiuto dell'elettrico, arriva a scaricare una potenza tale da garantire una guida sempre brillante e vivace. La parte elettrica consente un'autonomia di 45 km senza consumare carburante. Nell'abitacolo l'atmosfera è premium e totalmente insonorizzata. Nei trasferimenti in elettrico si viaggia nel totale silenzio e comfort. La Serie 5 plug-in diventa così una valida alternativa alla tradizionale versione a gasolio, a patto che venga ricaricata quotidianamente e non si debbano percorrere lunghe tratte autostradali. In sostanza abbiamo il meglio dei due mondi. Con la combinazione tra motore elettrico e motore benzina, le ibride plug-in garantiscono massima flessibilità e inoltre si adattano perfettamente alle esigenze individuali. Bene, il nostro test drive si conclude qui, ma rimanete con noi perché le novità non sono ancora finite. Un modello tutto nuovo, frutto di 5 anni di sviluppo. Finalmente possiamo conoscere meglio la Citroën C5X. La versatilità in ogni contesto di utilizzo è sicuramente il focus della nuova creazione francese. La carrozzeria ne è l'espressione stilistica. La forma ad un primo sguardo appare curiosa, fondendo peculiarità tipiche di SUV, station wagon e berline. La sigla C5 non è nuova nel marchio, ma in questo caso è accompagnata fedelmente dalla X, che come di consueto indica delle tendenze verso il mondo rialzato. Il frontale ha linee morbide e tondeggianti con la nuova firma luminosa introdotta dalla C4. Il paraurti in plastica continua nei passaruota, la linea discendente del tetto sfocia nell'unotto inclinato che la fa somigliare quasi ad una shooting brake. Nella plancia spicca lo schermo da oltre 12 pollici nel nuovo sistema multimediale con riconoscimento vocale, che fa il paio con lo schermo del cockpit posto dietro al volante, donando così un look tecnologico e moderno ad un abitacolo molto curato. Al lancio sono previste versioni a benzina, diesel e plug-in, e per quest'ultima è già nota anche la potenza di 225 cavalli. Come per le altre vetture del brand, il comfort di viaggio è di primo rilievo. Le sospensioni riprese dalla C5 Air Cross e i sedili Advanced Comfort alzano ancora l'asticella già alta rispetto agli standard proposti sulla nuova C4. Per
Riuscirà davvero la nuova Citroën C5X ad unire al meglio i vari segmenti da cui ha preso ispirazione? Riproponendoli ovviamente in salsa francese. Audi presenta nuova Q4 e-tron, l'ultimo passo del brand a quattro anelli verso l'elettrificazione della gamma. L'estetica parla chiaro, nuova Q4 si rivolge al futuro. Poche le differenze con il concept presentato. Filante ma imponente, la volumetria rappresenta insieme spazio ed aerodinamica, dando corpo all'eleganza in veste SUV. Autonomia da prima della classe, divertimento e comfort di bordo, queste le fondamenta del progetto Q4. Audi propone infatti un SUV poliedrico, in grado di assecondare tutte le necessità di utilizzo. A suo agio in città, con dimensioni non eccessive, e grazie ad un'autonomia che abbatte l'ansia da ricarica, permette anche lunghe percorrenze autostradali. Nei lunghi tragitti si può godere appieno della qualità Audi, che si traduce in design orientato al futuro e materiali da segmento premium. La nuova plancia è infatti legata allo stile Audi, con tante attenzioni rivolte alla digitalizzazione. La potenza, accoppiata al sistema di trazione integrale ed un design aerodinamico della carrozzeria, si traducono in una dinamica di guida degna del nome che porta. L'accelerazione immediata dell'elettrico rimane un fattore sorprendente ed in grado di coinvolgere alla guida nonostante l'assenza del sound degli scarichi. Il silenzio è infatti caratteristica rilevante all'interno di Audi Q4 e-tron, dove le intrusioni esterne sono ridotte all'osso, dando l'impressione di trovarsi all'interno di una bolla. La sfida nel mercato elettrificato si sta accendendo e questa nuova Q4 e-tron ha tutte le carte per conquistare la vetta. Mustang ed elettrico sono due concetti che nella mente degli appassionati non riescono facilmente a legarsi, ma i tempi cambiano e la corsa all'elettrificazione è ormai inesorabile. Il mercato porta in questa direzione sicuramente ed è anche un bel segnale che secondo me Ford manda al mercato, e cioè che il suo processo di elettrificazione è un processo serio, talmente serio che non abbiamo nessun tipo di timore a mettere in gioco i gioielli di famiglia. E farlo col nome Mustang era indubbiamente una sfida molto curiosa e entusiasmante. Elettrica sì, ma fortunatamente questo passaggio non fa venir meno il suo appeal da sportiva. Le linee muscolose e filanti esprimono dinamismo ed aerodinamicità e le portiere prive di maniglie si aprono addirittura con lo smartphone. Al posteriore la linea sportiva è data da un lunotto esageratamente inclinato e gruppi ottici ispirati a quelli della vera Mustang. Sotto al cofano tante potenze e autonomie disponibili per tutte le esigenze. Per i più sportivi, i 465 cavalli della versione GT garantiscono un'accelerazione degna del nome Mustang, con uno scatto da 0 a 100 in 3 secondi e 7. All'interno dell'abitacolo, il grande tablet verticale regna nella plancia dall'aspetto minimal ma tecnologico. L'attenzione è tutta votata al comfort, come è giusto che sia su una vettura con carrozzeria rialzata da SUV. Grazie
Gran Turismo o Supercar? Un dilemma per pochi facoltosi. Per chi vuole una sportiva da potersi godere tutti i giorni con ottimi tempi sul giro in pista, Ferrari risponde con la Portofino M. Sorella cattiva della Gran Turismo Portofino, la variante M si leva la nomea di Ferrari economica grazie a prestazioni da vera supercar. Sotto al cofano batte il V8 biturbo di casa Maranello, un motore che non ha bisogno di presentazioni, che viene da 4 anni di fila proclamato motore dell'anno. Una novità presa in prestito dall'ultima nata del cavallino, la Ferrari Roma, con la quale condivide anche il cambio a doppia frizione, il più veloce mai montato su una Ferrari. I numeri parlano chiaro, non ci troviamo più solo su una GT. La piacevolezza d'uso, quella che ti permette di vivere una vettura come la Portofino M tutti i giorni, viaggia di pari passo con la sportività. L'ambiente è comodo e lussuoso, come deve essere una Gran Turismo. I sedili sono contenitivi ma senza esagerare. Non può mancare poi il tetto apribile, visto il nome che porta. Bastano una manciata di secondi e ci si trova abbracciati dal vento, su una Ferrari. Un'emozione che gli appassionati dovrebbero provare almeno una volta nella vita. Ma tornando a lei, cos'è quindi Ferrari Portofino M, una supercar o una GT? La risposta è entrambe. Tutto quello che rappresenta il cavallino, sportività, lusso, emozione e piacere di guida, è raccolto su questa roadster ad alte prestazioni. Un atteso ritorno in casa Bentley. La Continental GT ritrova la sua variante più sportiva, Speed, un nome che lascia poco spazio a dubbi. Come viene infatti definita dal brand inglese, ci troviamo di fronte al modello più dinamico della storia Bentley. I numeri parlano chiaro, il 6 litri che batte sotto al lungo e sinuoso cofano è più potente della sorella GT V12. Non solo numeri da vera supercar, ma uno studio più accurato sul comportamento dinamico, con conseguenti interventi su telaio e assetto. La novità più importante su questo fronte è l'arrivo del differenziale attivo, una vera necessità per chi vuole tirare fuori il meglio da nuova Continental GT Speed, in grado di rendere il comportamento tra le curve più diretto e comunicativo. Un'agilità difficilmente immaginabile, viste le dimensioni della vettura, che viene permessa anche dal sistema a 4 ruote sterzanti ed una coppia ribilanciata per favorire le ruote posteriori. Il risultato è puro divertimento. A bordo di nuova Continental GT Speed sembra di essere su una supercar più che su una Gran Turismo. E a ricordare che ci troviamo in una vettura con il lusso al primo posto lo evidenziano gli interni. Pelle Alcantara vanno a braccetto con ricami personalizzati e cuciture diamantate per creare un ambiente tra lo sportivo e la boutique di lusso. Il cambio automatico, compagno sempre più fondamentale nella vita dell'automobilista, sta conquistando il mercato. Per questo Suzuki ha accolto le richieste inserendo il cambio automatico in tutta la sua gamma. Suzuki ci riesce in modo esemplare, avendo una gamma che al 100% è ibrida, dotata della tecnologia Suzuki Hybrid, al 100% è 4x4 esclusa l'ammiraglia Swayze e al 100% è equipaggiabile con trasmissione automatica. L'offerta si completa con le nuove Vitara ed S-Cross, due vetture rialzate, ibride, con la comodità del nuovo cambio AT, Automatic Transmission. Praticità e dinamismo, l'accoppiata vincente di questo cambio, frutto della lunga tradizione Suzuki con la trasmissione automatica.
Un'anima parsimoniosa, quella del cambio a sei rapporti, che dialogando con il propulsore elettrico mantiene i consumi al minimo, garantendo una guida fluida nel rispetto dell'ambiente. Per tirare fuori più grinta dalle nuove Vitara ed S-Cross, basta affidarsi alle levette al volante, un piacere per chi vuole tutto il controllo della vettura con la libertà dell'automatico. L'apice del piacere di guida si raggiunge poi con la trazione integrale 4x4 All-Tilt Select, un sistema dal peso contenuto in grado di regalare dinamica di guida e maggior sicurezza. Su terreni sconnessi e sdrucciolevoli, la risposta di Vitara ed S-Cross a T è sempre precisa e convincente. Questi due SUV ibridi con cambio automatico rappresentano quindi il completamento di un'offerta orientata alla praticità e al comfort di utilizzo, riducendo al minimo i consumi e con la possibilità di qualche soddisfazione tra le curve.